i controlli per il rispetto delle limitazioni imposte dalla zona rossa, i problemi legati alla micro e alla criminalità organizzata che la crisi economica sembra aver risvegliato, le difficoltà che anche per le forze dell'ordine la pandemia sta comportando in Sicilia. L'Italpress ne ha parlato con il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, a cominciare proprio dall'esito dei servizi delle pattuglie sul territorio. Devo dire, rispetto all'inizio, quando abbiamo cercato di usare per la maggior parte la persuasione, abbiamo dovuto a un certo punto, anche giustamente sotto, per far fronte alle preoccupazioni un po' di tutte le istituzioni e delle istituzioni anche regionali che vedevano la situazione, temevano che la situazione potesse precipitare, abbiamo naturalmente iniziato anche a fare sanzioni e sanzioni anche diciamo numerose. La crisi economica indotta dal Covid sta mettendo a dura prova il tessuto sociale palermitano, con il rischio di un incremento della microcriminalità. Diciamo che dal punto di vista statistico non si registra al momento un'impennata. Probabilmente questo tema sarà più percepibile tra qualche tempo. Però noi stiamo facendo un lavoro molto specialistico sui territori, sul territorio palermitano, soprattutto sul territorio delle periferie. Abbiamo iniziato con San Giovanni Apostolo, dove stiamo facendo servizi praticamente quotidiani, ma con un criterio diverso, un criterio nuovo. Stiamo facendo servizi ad alto impatto, quindi non con due o tre pattuglie, con 30 uomini per volta. Facciamo servizi che controllano a 360 gradi il territorio, dal controllo dei sottoposti a misure giudiziarie, al controllo stradale, al controllo dei pubblici esercizi. Abbiamo chiuso una taverna abusiva, al controllo delle piazze di spaccio, quindi dei tossicodipendenti che vanno e vengono da queste piazze di spaccio. E abbiamo, diciamo, l'obiettivo di presidiare costantemente e visivamente la piazza, il quartiere. Ma come si previene il ritorno del dominio mafioso nei quartieri cittadini? Con due sistemi che poi sono i sistemi tradizionali, con le investigazioni per arrestare i mafiosi e quindi levarli dal territorio e con la presenza dello Stato sul territorio.